per l'ennesima volta, un'altra volta qui, ma questa è la volta decisiva, la volta in cui insieme a noi ci sono anche i pazienti, i loro familiari. Abbiamo già detto a tutti quanti loro che da domani saremo tutti quanti insieme in una casa, perché io questa la considero una casa e vorrei che fosse una casa per tutti quanti, per tutti coloro però che vogliono fare qualcosa di bello per i pazienti e per le famiglie. E qualunque problema, commissario, qualunque problema ci dovesse essere, signor sindaco, dobbiamo provare a non evidenziarlo e strumentalizzarlo per far sì che poi questi problemi diventano ostacoli a danno della cittadinanza, ma dobbiamo tutti insieme metterci per risolverli i problemi. Cioè, voglio dire, se c'è un problema a casa vostra, ognuno di noi, non credo che chiude la casa e se ne va, oppure provoca un ulteriore danno ai propri cari. Allora noi dobbiamo considerare che sono tutti i nostri padri, tutte nostre madri, e qualunque cosa noi dobbiamo fare, la dobbiamo fare affinché cerchiamo di dare sempre il meglio ad ognuno di loro, perché ognuno di loro rappresenta una parte di noi stessi. Io vorrei dare qualche dato per farvi capire l'importanza di questo centro. Sapete quanti milioni di persone affette da Alzheimer ci sono nel mondo? 36 milioni. E sapete quanti ce ne sono in Italia? Quasi 1 milione. In Campania siamo circa 700.000, di cui 7.000 solo qui nel Salernitano. Allora, ognuno di noi, io credo, che vuole restare nella propria casa fino all'ultimo viaggio. Ognuno di noi, credo che nessuno desidera andare altrove, vogliamo stare tutti quanti fra le nostre case, fra i nostri affetti, fra le nostre persone più care. Per quale motivo non dobbiamo trovare le risorse a sostegno della domiciliarità? Io ho definito il centro di Urna Alzheimer uno strumento ecologico a sostegno della domiciliarità, perché più di qualunque altra risorsa, il centro di Urna Alzheimer è quello che dà una tutela e un sollievo al paziente, ma anche al familiare, che su cui ricade il peso, la gran parte del peso assistenziale, unicamente sulle loro spalle. E non mi sembra giusto, perché chi sostiene un malato come la persona con Alzheimer, che ha bisogno di un'assistenza continua di 24 ore su 24, signore cari, i familiari, voglio dire, lo sanno benissimo, forse chi non ha vissuto questa esperienza non lo sa, deve abbandonare il proprio lavoro, deve anticipare, voglio dire, a volte la pensione, oppure ridurre le entrate economiche per accollarsi la cura, io la chiamo, del proprio caro. Però alla fine, credetemi, non ce la si fa più, e allora si ammala anche il familiare, che diventa una seconda vittima, ed è un danno non soltanto per il paziente e per la famiglia, ma proprio per il Servizio Sanitario Nazionale, perché le spese, sapete a quanto ammontano? Allora, io ho portato un po' di dati. Allora, sono 460 miliardi di euro nel 2010, costi relativi alla demenza senile. Questi sono dati che ha dato l'Associazione Internazionale di Alzheimer. E nel loro rapporto mondiale, questo di quest'anno, sono dati che confermano quelli che già aveva dato l'AIM e il Censis nel 2000 e nel 2007. Da 15.000 a 60.000 euro pro capite il costo sanitario annuo in Italia a seconda dello stadio della malattia, di cui il 70% a carico delle famiglie. E tenete conto che i costi diretti, cioè tutti quelli a carico del servizio sanitario, l'80% sono a carico del servizio nazionale. Poi a questo dobbiamo aggiungere un 25% di altri costi per le demenze non alzheimeriane, e ancora di più un 250% ancora di questi costi, dei costi indiretti, che sono quelli di cui parlavo prima, costi in termini di sofferenza, costi economici, costi sociali, tutti a carico della famiglia, il 70% a carico della famiglia, ma non è normale. Tenete conto che addirittura, io dico di più, che chi assiste il paziente dovrebbe addirittura essere retribuito per la cura che dedica al proprio caro. E invece che cosa si fa? Non solo, noi regaliamo con l'assistenza che il familiare dà al proprio caro, guardate quanto il servizio sanitario risparmia. Allora non è giusto che non ci siano strutture come queste. Questa è una struttura bellissima, io le ho visitate tante, siamo andati insieme al dottore Albano e alla dottoressa Scarpa, che è la referente provinciale di Salerno dell'AIMA, siamo andati a visitare
commissario, siamo andati a visitare un centro, un convegno nazionale sui centri diurni Alzheimer. Siamo andati animati da una grossa curiosità perché volevamo vedere che cos'era. Mi fermo, non le dico che cos'erano, perché voglio dire, per carità, voglio dire un centro, sì, ma non ha niente a che vedere con questo centro, che è uno dei più belli che io ho visitato in tutta Italia da 10 anni a questa parte. E quindi, signor sindaco, signor commissario, io vi ringrazio per il regalo che avete fatto, immenso questo regalo, però credo che dobbiamo metterci ancora insieme questa alleanza che è nata fra la ASL, il comune e l'associazione, che credo forse unica per tanti punti di vista, deve continuare affinché comunque noi andiamo a migliorare sempre di più le iniziative di questo centro. Io quindi ringrazio il signor sindaco che ha dato, ha concesso questi locali bellissimi, questa struttura bellissima per questa iniziativa e questo scopo così bello. Ringrazio il commissario che ha permesso con la sua autorizzazione l'apertura, ma voglio ringraziare anche il dottore Walter Di Munzio, che chiedo di accomodarsi qui accanto a loro, perché Walter Di Munzio rappresenta la, diciamo, l'amministrazione precedente, con lui abbiamo avuto un grosso là. Quindi tutti quanti insieme, voglio dire, abbiamo collaborato, così come poi tante altre persone che ci sono tutti qua, come l'avvocato La Scaleia, come l'assessore della Corte, come Olga, tutti hanno dato una grossa mano. Non li cito tutti quanti perché altrimenti va a finire qualcuno, insomma, dice perché non mi ha chiamato. Lauser, per esempio, il dottor Bazzano, anche lui si è battuto tantissimo per questo centro. Siamo in tanti. Allora, quello che serve è l'alleanza. Non dobbiamo assolutamente disperderci, dobbiamo stare tutti quanti insieme affinché tutti quanti insieme possiamo procurare sempre risorse migliori. Grazie. Passo. Anch'io rivolgo un saluto a tutti gli amici che sono presenti per dire subito alcune cose. Intanto la dottoressa Angela ha tracciato un quadro sintetico ma molto significativo sul valore della struttura che comincia a operare. Naturalmente inquadrando le sue considerazioni in un contesto più ampio. La sanità in Campania non merita di essere presa a modello per tante cose. E lo sappiamo, stamattina poteva essere qui il senatore Raffaele Calabrò e avrebbe potuto tracciare un quadro dei grossi problemi che la struttura sanitaria presenta in Campania, naturalmente con molte ombre, però anche con alcune luci. Questa mattina noi prendiamo atto di una bella luce che si apre nel sistema sanitario della Campania, dove si conferma che i problemi ci sono, ma non si esce dal tunnel se non lavorano bene insieme le strutture pubbliche, il privato e le associazioni di volontariato, perché poi la vera solidarietà nasce sempre dal basso, cioè tra i cittadini, e sale di grado fino poi a meritare l'attenzione dei vertici e delle istituzioni a livello più alto. Mentre venivo qui ho visto alle pareti della struttura molti manifesti e mi ha colpito un'espressione. Si parla dell'Alzheimer come di una mente rubata alla vita. E noi immaginiamo che cosa può succedere in una persona quando questo accade, cioè quando la mente di quella persona viene rubata alla vita. È come dire che si azzera la vita stessa. Ma innanzitutto vorrei porgere cordiali saluti a tutti voi che avete avuto la sensibilità di partecipare a questa manifestazione, a questo evento. Questa è una giornata particolare che assume un significato importante e particolare non soltanto per l'ASL, per l'amministrazione comunale, ma per l'intera città e per l'intero comprensorio. Questi sono quei momenti che ogni amministratore vorrebbe vivere, perché questi sono momenti in cui si dà il senso, il significato concreto ai sacrifici, al duro lavoro che ogni amministratore vive quotidianamente. È un'occasione importante questa perché dopo 6 anni di sacrifici, di difficoltà, uomini coraggiosi, determinati,
sono riusciti a raggiungere un risultato eccellente, cioè dare alla comunità, al nostro territorio, un servizio che vada a alleviare, diciamo, il momento di disagio che vivono i malati di Alzheimer e soprattutto le loro famiglie. Noi come amministrazione abbiamo fatto il possibile, ma ritengo che questo risultato viene da lontano e a tanti padri, e credo che questo sia l'occasione anche per riconoscere i meriti a questi amici che si sono impegnati per raggiungere questo traguardo prestigioso. L'ex sindaco Liguori, allora io segretario generale, sottoscrivemmo un primo protocollo di intesa. Lo stesso sindaco Barlotti, e poi la dottoressa Mosella, il dottore Albano, la dottoressa Scarpa, l'assessore alle politiche sociali, il commissario, il vicecommissario Di Nunzio, l'attuale commissario De Simone, che ha molta attenzione per il nostro territorio. Ebbene, diciamo che oggi l'attivazione di questo centro, che rappresenta un polo d'eccellenza nell'ambito della nostra provincia, tenendo conto, è una cosa importantissima, noi dobbiamo essere, insomma, orgogliosi di avere questo centro, soprattutto tenendo conto del contesto sociale, assistenziale e sanitario che viviamo quotidianamente, delle forti criticità che tale contesto manifesta. Noi con questo progetto abbiamo messo al centro dell'attenzione la persona e i suoi bisogni, attraverso un'assistenza continua che ha come obiettivo non soltanto quello di curare, ma di migliorare la qualità della vita. E guardate che la qualità della vita è strettamente collegata alla qualità della classe dirigente. Noi abbiamo l'obbligo, il dovere di fare tutto il possibile per creare condizioni favorevoli e fronteggiare queste emergenze che ognuno di noi vive. Qual è l'obiettivo successivo? Quello di creare questo modello di assistenza che deve essere d'eccellenza, che deve migliorare i rapporti costi e benefici, un sistema sanitario che è fortemente deficitario. L'impegno che assumiamo stamattina, io come sindaco, professore Di Simone come commissario, e tutti gli operatori, l'associazione, è quello di dare risultati concreti, di diventare un punto di riferimento dell'intera regione Campania e perché no a livello nazionale. Il nostro impegno è totale. Un abbraccio ideale ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie. Grazie. E per la verità, anche in un'operazione un poco chirurgica, un poco di assestamento, comunque riduttiva, devo dire che con chiunque ho avuto la possibilità di incontrarmi ho sempre riscontrato proposte, mai localismo per la verità, che è un po' il difetto in cui si incontra in questa zona, però l'accettazione di una razionalizzazione come un'occasione da non perdere per spostare risorse su settori un po' diversi, insomma. Su questo volevo dire poi due parole. Saluto molto caldamente la dottoressa Musetta, che in questi anni, in questi ultimi, io sono da pochi mesi che mi occupo di questo, è stata una pressione costante, insomma, telefonica e fisica, per cui spesso, per carità, una persona molto gradevole, quindi in effetti molto decisa, però e d'altra parte è l'unica maniera per spingere certi discorsi. Io sono venuto più volte in questo centro, credo sia la terza o la quarta volta che sono venuto, quindi ho visto un po' le fasi, questo avvio che tra l'altro era stato fortemente voluto per quelle che sono le incontri privati dal mio predecessore, il dottore De Angelis, che era molto sensibile a questi discorsi, come qualsiasi persona che è dotata di sensi di umanità e di senso anche dell'istituzione pubblica. Certamente un fedele occhiello, tra l'altro vedevo con piacere che, ecco, il sindaco si poneva il problema degli addobbi, nel senso dei giardini, degli spazi, che sono quelle cose che rendono vivibile una struttura e che purtroppo in una nazione come la nostra, o almeno in questa parte d'Italia, spesso è un dettaglio non apprezzato, come dovrebbe essere.